Per quanto riguarda l'acciaio al carbonio, abbiamo visto in questi ultimi giorni, diciamo in questa seconda parte di ottobre, un certo calo nelle quotazioni, e la cosa un po' più significativa è appunto un'attesa di ulteriori ridimensionamenti. Io sinceramente ritengo che questo sia essenzialmente dovuto all'indebolimento del dollaro e penso che ci sia un fenomeno stagionale che possa portare da qui a fine anno ad un eventuale ulteriore piccolo aggiustamento. Dico questo perché l'impressione che ho dai produttori, sia europei che internazionali, è che siamo ormai molto vicini, se non in alcune punte minime, abbiamo già toccato il fondo. Questo potrà forse durare ancora qualche settimana, ma io mi aspetto sia per un effetto di dollaro che potrebbe riprendersi, credo che il dollaro non abbia più spazi di indebolimento, sia per una domanda che comunque non è euforica, ma non è complessivamente la domanda finale negativa, sia per le attese del 2011 leggermente migliori di quelle del 2010, mi aspetto sostanzialmente che il prezzo possa riprendere. Sarà un andamento certamente un po' sinusoidale con salite, piccole discese, ma con un trend che io ritengo possa essere leggermente in miglioramento. Se poi il dollaro dovesse rafforzarsi in maniera più significativa e tornare ad esempio a un livello di 1,30 o 1,25, che non è escluso, anche se a breve qualcuno lo vede un pochino in peggioramento, ma credo che sia di brevissimo respiro. Credo che potremo anche vedere qualche incremento maggiore. Per quanto riguarda l'acciaio inossidabile, anche qua il nickel ha una discreta volatilità, c'è più competizione internazionale rispetto a prima, c'è una pressione, abbastanza forte dai paesi del sud-est asiatico, aiutati pure dal dollaro. Sull'acciaio inossidabile io credo che si possa parlare di maggior stabilità. È anche possibile che il nickel possa stornare leggermente nella prima parte dell'anno prossimo, ma qui l'effetto speculativo degli investitori finanziari è sempre molto difficile da prevedere.